Un tesoro dell'arte, ma del valore di soli 37 dollari. Stiamo parlando della tela di Picasso La Coiffeuse, rubata a Parigi e ritrovata a New York. Il dipinto cubista, datato 1911, era stato sottratto nel 2001 dal centro Georges Pompidou. Per eludere i controlli, sul pacco, spedito il 17 dicembre dal Belgio negli Stati Uniti, c'era scritto che l'opera d'arte contenuta aveva un valore di 37 dollari, quando di dollari ne vale oltre 2 milioni e mezzo. Il dipinto è stato inviato da un mittente sconosciuto che augurava Felice Natale al destinatario, la cui identità non è stata rivelata. L'opera d'arte è stata intercettata dalla dogana americana e sottoposta a confisca per l'inchiesta.